Buongiorno Rav. Buongiorno. Perché riceviamo le forze del superamento in misura al nostro investimento nell'ambiente? כי רק בסביבה אתה יכול לממש את הכוחות ההתגברות האלו. Rav dice perché solamente il nostro ambiente. Nel nostro ambiente uno può attualizzare queste forze dove uno si sovrappone. Che significa che io adesso vado a correggere qualcosa? Se io capisco, io sento che io ho la possibilità di unirmi ancora di più con gli amici, fra di loro e me, e io con loro, e causare una connessione aggiuntiva dentro la decina, allora in questa connessione che si intensifica stiamo dando un luogo al Boré perché si avvicini, e perché noi nell'avvicinandoci di più diamo un luogo al Boré e lo attraiamo e lo obblighiamo a che sia rivelato. Questo si chiama "i miei figli mi hanno vinto". Questo è tutto il nostro lavoro, e questo di fatto è quello che noi dobbiamo costantemente mostrarci e spiegarci, eccetera. Ok? Africa. Grazie Rav. Che cos'è una correzione nell'uomo verso una correzione rispetto a una correzione nella decina? Rav dice: io direi che la correzione nell'uomo e la correzione nella decina veramente dovrebbero essere la stessa cosa. Io non ho nient'altro da correggere a parte la mia decina, e a radice del fatto che io correggo la decina, così è come dovrei vedere la mia vita, che la mia vita sta cambiando. Per questo solamente la correzione della decina è quello che determina tutti i processi che io attraverso nella mia vita, gli stati che io sperimento. Eventualmente questo è questo vaso interno, e ci sono rivestimenti aggiuntivi su questo, ma sono vasi più esterni di tutto il mondo, che è il mondo più esterno. E allora dobbiamo vedere che di fatto qualsiasi stato nel mondo, in questo mondo vasto esterno, dipende dal potere e la maniera della connessione fra di noi. E io spero che questo sia quello che faremo, che presto sarà chiaro. Sarà chiaro perché la gente pensa che noi stiamo corrompendo il mondo, stiamo corrompendo o migliorando il mondo, ma quando scopriranno questo ne parleranno, e sarà così. Perché il mondo, non importa che cosa sentiamo noi, questo mondo, tutto è una clipa esterna, è una buccia intorno a questo gruppo che è attratto verso la connessione.